Benvenuti a questa edizione di TGM oggi 3 dicembre 2016. Questi i titoli di oggi. Schiacciati durante lo scarico dalla ferrovia, due morti e un ferito grave all'ospedale. Rogo mortale per diverse persone accorse per un rave party in California. La finanza rimane in attesa del risultato del referendum di domani in Italia. Telefonata tra Trump e la presidentessa di Taiwan, possibile spaccatura USA-Cina. Tributo di folla numerosa allo stadio Condà per i giocatori defunti del Chapecoense. Studentessa di Udine malmenata dalla madre perché si toglieva il velo a scuola. Tolto il mantenimento da parte del padre al ragazzo che non cercava indipendenza. L'azienda del tabacco Philip Morris fa il grosso investimento per fumo senza fumo. Un uomo e una donna sono morti schiacciati durante la fase di scarico su un treno merci in Tirolo, dopo essersi nascosti sotto un tir che viaggiava sulla strada ferrata, la strada su binari che collega Verona con Vörgl, comune del Tirolo dove è successo il fatto. A dare notizie il Tiroler Tageszeitung, scusate la pronuncia. Oltre ai due morti, un uomo è stato trasferito in gravi condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, dove gli stanno prestando le prime cure. In un capannone di Oakland, nella Bay Area di San Francisco, California, si è consumato un incendio mortale dopo l'organizzazione di un rave party all'interno dello stesso capannone che ospita normalmente artisti di diversa estrazione come abitazione e studio artistico. Per il momento il bilancio si attesta a circa una decina di vittime e più di una ventina di dispersi. Da parte delle autorità viene la notizia che il luogo del concerto non aveva sistemi antincendio e che non appena accese le fiamme sarebbe scattata la trappola di fuoco. Il concerto era una tappa del 100% Silk Tour dal nome dell'etichetta musicale 100% Silk. Negli ambienti della finanza si vede nel referendum di domani una occasione di nuova finanza, soprattutto con la vittoria del no, si rimane in attesa dell'eventuale governo tecnico su cui non si è incerti fino in fondo nella presenza alla presidenza di Matteo Renzi. C'è un riciclo del tema Brexit sul referendum italiano, non solo per la votazione in sé, ma anche perché si tratterebbe di un'occasione in cui se vincesse il sì, si tratterebbe di una vittoria di indebolimento per il paese e i mercati risponderebbero di conseguenza. Se vincesse il no, non è così scontato che si vada in una direzione specifica. Quindi si rimane in attesa e si spera che il populismo, che è un acerrimo nemico dei mercati, non faccia breccia. E in tutti e due i casi l'occhio è puntato sulla BCE, che dovrà essere forte abbastanza per assorbire eventuali urti di ritorno. La telefonata tra Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in quanto presidente degli Stati Uniti, e la presidentessa di Taiwan, Tsai Ing-wen, che si è svolta, sembrerebbe come chiamata della stessa verso Trump per congratularsi della vittoria alle elezioni, è un atto che di per sé destabilizza un equilibrio frutto di lavoro da parte dei presidenti americani del passato. Partendo da Kissinger e Nixon, si è sempre affermato il principio di una sola Cina, che è quella che adesso ha per presidente Xi Jinping. Con questa chiamata che il presidente Trump non ha disconosciuto, ma ha subito catalogato come una chiamata di congratulazioni, si potrebbe aprire una spaccatura. All'Arena Condà in Brasile l'ultimo saluto funebre verso tutti i giocatori del Chapecoense. Lo stadio gremito sugli spalti e sul campo sotto una pioggia battente ha voluto tributare ai propri campioni un omaggio ringraziandoli di tutto quello che hanno dato loro. In tutto il paese manifestazioni non solo verso i giocatori, ma anche verso lo staff tecnico della squadra e verso i giornalisti che nel volo schiantato hanno perso la vita. Una studentessa di un istituto di scuola superiore di Udine è stata malmenata dalla madre perché trovata a scuola senza velo islamico. La ragazza ha raccontato che volendo vivere all'occidentale, quando arrivava a scuola il velo se lo toglieva e rimetteva per far credere alla madre di fare come voleva. Ma un giorno la madre è arrivata in anticipo e ha scoperto il trucco. Dopo confidenza con gli insegnanti si è attivata la squadra mobile della città che ha allontanato la ragazza dalla madre che non ha negato le percosse ma non per motivi religiosi.
La cosa in sé è stata segnalata tanto alla procura di Udine quanto alla procura per i minori. Ad un ragazzo di 24 anni è stato tolto l'assegno di mantenimento di 1.500 da parte del padre perché il tribunale ha accertato che il ragazzo non ha mai chiaramente definito la propria autosufficienza ed è saltato da un'attività all'altra. C'è stata la promessa di riprendere la scuola interrotta alla quarta liceo, ma siccome non è imputata ad altro la sua impossibilità di lavorare, non può ricevere l'assegno. A fronte di investimenti da 3 miliardi di dollari per un nuovo prodotto, l'azienda Philip Morris dell'industria del tabacco vuole gradualmente terminare la sua produzione di sigarette convenzionali per trasformare la produzione in una produzione senza fumo. A detta del manager Martin Inkster, bisogna iniziare a pensare un futuro per l'azienda senza la vendita di sigarette, la cui produzione per l'azienda si attesta intorno a più di 800 miliardi di sigarette l'anno. Fumare o non fumare è una scelta. C'è chi lo fa e c'è chi non lo fa. Ma prima di tutto c'è una macchina che a monte ti porta o meno a fumare sigarette. Basti di pensare a certi film americani in cui fumare era la cosa più semplice e immediata della vita. Adesso sempre più si è capito che provoca dei danni seri. E soprattutto non si possono più vedere tutti quei pacchetti in commercio dove si disincentiva il fumo. Si tratta di una cosa obbrobriosa. Se fumare fa male punto e basta. E lo si dovrebbe far smettere partendo dal singolo fumatore, non da chi le vende. Chi vende vuole vendere punto e basta. Naturalmente non disincentivando la prevenzione, ma deve vendere pena la sopravvivenza. Smettere di fumare deve diventare una cosa comune, ma ancora più comune deve diventare la vendita di tutti quei prodotti, partendo dai tabaccai stessi, che sostituiscono il fumo. Se i tabaccai saranno d'accordo, la cosa sarà sicuramente più facile. Con questo si conclude l'edizione di TGM di oggi. Ci vediamo al prossimo video per la prossima edizione.